Ben ritrovati, buonasera a tutti. Siamo all'ultimo grande appuntamento nel nostro stand in questo meeting 2014. È stata una maratona per chi è stato con noi fin da lunedì. Ma ciononostante abbiamo voluto chiudere in bellezza su un tema a noi caro, sul tema su cui ci siamo già soffermati in questo meeting, l'ideologia del genere, i suoi effetti, il grande dibattito culturale contemporaneo, le grandi minacce all'identità e alla verità dell'uomo, all'educazione, alla famiglia, al matrimonio. Ne abbiamo già parlato lunedì e martedì scorsi con padre Giorgio Carbone e Riccardo Cascioli. Per questo incontro conclusivo abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare tra noi la dottoressa Benedetta Frigerio, la conoscerete, giornalista del settimanale Tempi, una habitué, possiamo dire, del meeting di Rimini. Ecco, abbiamo voluto usufruire della sua presenza, anzi, mi permetto di dire che è venuta appositamente per noi. Non è stato facile trovare, ecco, la disponibilità. Alla fine Benedetta ce l'ha fatta, è venuta con noi, insieme naturalmente a padre Giorgio Carbone, mattatore di questa edizione del meeting nel nostro stand. Il quale, per la sua generosità, non ha voluto esimersi dal dedicarvi e dedicare a tutti noi questo spazio insieme a Benedetta. Il tema lo conoscete: contro l'uomo, le ideologie del gender, i loro effetti, in particolare sull'educazione, sul matrimonio, sulla famiglia. Riprenderemo in qualche modo alcune cose forse già dette negli incontri precedenti, sviscerandole, ma lasciamo senz'altro ora la parola a padre Giorgio e a Benedetta. Buonasera a tutti, bentrovati. Per chi mi ha già sentito trattare di questo argomento, io esordisco sempre allo stesso modo, con una domanda: quanti sono i generi? Quanti sono? Due. Beh, allora significa che non mi avete sentito, o non mi avete sentito perché non c'eravate, oppure se c'eravate, eravate distratti. Ripetere, quanti sono i generi? Due. No. Se la domanda è quanti sono i generi, la risposta pertinente è dipende. Perché di che cosa stiamo parlando? Prima dobbiamo delimitare l'ambito di indagine. Se stiamo parlando della grammatica della lingua latina, quanti sono i generi? Tre. Se stiamo parlando della grammatica della lingua inglese, quanti sono i generi? Tre. Quindi dipende. Se stiamo parlando della specie vivente Homo sapiens sapiens, quanti sono i generi? Due. Ci troviamo. Almeno, mi auguro che alla fine della serata siate ancora convinti di questa evidenza. Le teorie del gender sono un movimento di pensiero, o meglio, sono vari movimenti di pensiero accomunati da un risultato: la separazione tra sesso cromosomico e genere. Un conto è il sesso cromosomico dell'individuo umano, altro conto è il genere. Vedremo poi che cos'è il genere. Quindi la separazione. Secondo i teorici del gender, il sesso cromosomico, no, questo è fisiologia umana, il sesso cromosomico sorge in occasione del processo di concepimento, che è un processo relativamente lungo, dura alcune ore, appaiono i patrimoni genetici dei nostri genitori e danno vita al nostro genoma, che nel maschio della specie umana prevede la coppia 23 XY e nella donna la coppia 23 è XX. Quindi questo è il sesso cromosomico, detto anche genetico, da cui poi dipende l'espressione, cioè il sesso fenotipico, perché i geni presenti all'interno delle braccia dei cromosomi iniziano a lavorare immediatamente dopo la formazione del genoma e quindi producono delle proteine che poi fanno formare i tessuti
in senso maschile e tessuti in senso femminile, con l'aiuto anche dell'attività degli ormoni. Quindi abbiamo il sesso cromosomico, il sesso gonadico, delle gonadi funzionali che nella donna sono nell'embrione umano di donna sono gli abbozzi delle ovaie, nel maschio gli abbozzi dei testicoli, che formano poi i tessuti e specializzano tutti i tessuti in senso maschile e in senso femminile. Pensate anche che delle aree della corteccia cerebrale si specializzano in modo diverso, recependo gli ormoni del testosterone dell'essere umano di vita embrionale, si specializzano in modo maschile. Se non ricevono il messaggio del testosterone, ma ricevono il messaggio del progesterone, perché siamo in presenza di una femmina, si specializzano i tessuti cerebrali in modo diverso. Quindi sesso cromosomico determina il sesso gonadico, il sesso gonadico determina il sesso ormonale, questo determina poi la strutturazione sessuata dei vari tessuti del corpo. Questa è la sessualità fisico-corporea. Per i vari teorici del gender, il genere è un'altra cosa. Il genere è l'orientamento o la condotta sessuale che ogni individuo può scegliere liberamente in qualsiasi momento, indipendentemente dal sesso cromosomico. Chiaro? Quindi è l'orientamento o la condotta affettiva e sessuale che può essere modificata a piacimento. C'è anche qualche teorico del gender che parla di un genere fluido, si parla anche di fluidità di genere. Borstein parla in questi termini, per cui se si accetta la teoria di Borstein, la suddivisione in sei generi coniata ad esempio da altri non ha più senso. I sei generi erano maschile, femminile, cioè maschio eterosessuale, femmina eterosessuale, maschio omosessuale, femmina omosessuale, persona transessuale, persona bisessuale. Questa suddivisione in sei generi, proposta ad esempio da Money, che è l'ideatore della separazione sesso-genere, se si accetta la fluidità del genere, viene meno. E gran parte dei teorici del gender oggi accetta la teoria della fluidità di genere, cioè la condotta, l'orientamento sessuale affettivo di una persona può tranquillamente passare dal maschio identitario alla femmina identitaria, perché la sessualità e l'affettività è completamente sganciata dalla identità corporea. Chiaro? Questo è il denominatore comune di tutte le teorie del gender. Passo adesso la parola a Benedetta, la quale farà vedere altri aspetti di questa teoria, come mai in Italia si è aperto il problema, quali sono stati i fatti, e poi porterà anche dei fatti di cronaca. Sì, sì. Buonasera a tutti. Allora, io confesso che di questa teoria non sapevo neanche che esistesse fino al 2013. Mi ricordo soltanto che quando si iniziava a parlare della questione dell'omosessualità, cosa che appunto mi era stata chiesta per il lavoro che faccio, avevo intervistato diversi esperti, psichiatri, fra tutti uno di quelli che avevo intervistato più importanti era Italo Carta, un luminare
perché appunto in seguito a un'intervista che gli avevo fatto proprio sulla questione dell'omosessualità e che si era permesso di dire che un bambino aveva bisogno per la sua formazione identitaria di una madre e di un padre, lui aveva ricevuto delle denunce e io avevo ricevuto, diciamo, delle telefonate abbastanza minacciose. Capivo quindi che era diventato un problema cercare di parlare liberamente della questione della sessualità, ma non sapevo che dietro a questo esisteva un'ideologia che aveva iniziato a formarsi nelle università americane, nata dalle femministe negli anni 50. Quando mi sono accorta che questa era una vera e propria ideologia che si voleva imporre? Mi sono accorta nel luglio del 2013, quando alla Camera entra il DDL Scalfarotto, cioè un disegno di legge che veniva definito contro il reato di omofobia e che veniva presentato come un disegno di legge urgente per vietare, diciamo, per arginare le violenze contro le persone che hanno pulsioni omosessuali. Questo disegno di legge appunto veniva presentato così, ma in realtà è un disegno di legge pericolosissimo, nel senso che questo disegno di legge parla del reato di omofobia e transfobia, dicendo che chiunque istighi anche con la parola o il pensiero a appunto questo alla violenza contro persone che provano con emozioni omosessuali è perseguibile penalmente con un minimo di anni di mesi di carcere di 6 mesi fino a 6 anni. Il problema è che nel disegno di legge non si dice che cosa sia omofobia o transfobia, per cui potrebbe anche essere che se io dicessi che per me il matrimonio è tra uomo e donna, solo tra uomo e donna, o che un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà, potrebbe essere che il giudice interpreti questo come un reato di omofobia. Molti dicono che non è così, ma poi vedremo perché questo è veramente possibile. Comunque io, quando ho visto questo, ho iniziato ad accorgermi che c'era qualcosa di più di appunto soltanto un problema che non si poteva parlare della sessualità, ma che c'era un'ideologia. E infatti inizio a leggere alcuni libri, tra cui quello di un'americana che si chiama Dale O'Leary. Dale O'Leary è questa diciamo donna che ha lavorato per tanti anni in America sulla famiglia, per anche la Chiesa, che partecipò alle conferenze dell'ONU del Cairo e di Pechino nel 94 e nel 95. Partecipò a queste conferenze chiamata da Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II aveva chiesto ai cattolici di andare perché aveva saputo che lì avrebbero cercato di introdurre il linguaggio del gender, per cui di iniziare a parlare non più di sesso ma di genere, di iniziare a parlare delle discriminazioni, delle tutele delle discriminazioni contro gli orientamenti sessuali. E Giovanni Paolo II scrisse a tutti i capi di Stato chiedendo di frenare questa legislazione.
Dale O'Leary racconta che però in quei, durante le conferenze del Cairo di Pechino andarono molte femministe dichiaratamente lesbiche che volevano far passare appunto questi nuovi diritti. La maggioranza era ancora contro, ma queste donne riuscirono con diversi escamotage, tra cui l'ultimo, quando l'ultimo giorno c'era da votare per far entrare appunto questi diritti dentro le carte, dentro la legislazione dell'ONU, le femministe misero la riunione e la votazione l'ultimo giorno, un'ora dopo che le donne africane che erano contro avevano il volo per tornare nel loro paese, per cui la maggioranza andò dalla sua parte. Questo è solo un esempio per dirvi quando aveva, in che anni iniziò e come mai a entrare questa ideologia dentro appunto l'ONU. Da qui, entrando dall'ONU, arriva fino in Europa. In Europa si inizia a parlare appunto di diritti di genere, di discriminazioni contro l'orientamento sessuale, eccetera. Finché nel 2010 il Consiglio d'Europa approva una risoluzione in cui si parla della discriminazione delle persone con emozioni omosessuali sul lavoro, nelle scuole e di tutela, una legislazione che parla di contrastare questa discriminazione. Questa era una risoluzione per cui non era vincolante, non è vincolante per gli stati europei, ma nel 2013 l'allora ministro Fornero del governo Monti decide di recepire, anche se non era obbligata e senza passare né dal Parlamento, di recepire questa direttiva. E quindi viene approvata quella che appunto viene chiamata Strategia Nazionale per la Prevenzione e il Contrasto delle Discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, 2013-2015, da appunto applicare nelle scuole. Questa appunto strategia introduce nelle scuole, se voi andate a leggerla, proprio l'educazione all'ideologia di genere. Cioè si dice che bisogna nelle scuole far imparare ai bambini che l'omosessualità è normale, che non esiste una famiglia ma che esistono più famiglie, più tipi di famiglie, che bisogna abbattere i tabù. Il governo successivo, che è il governo Letta, fa di più. Decide di finanziare 29 associazioni LGBT, solo LGBT. LGBT vuol dire, è la sigla che viene usata dalle lobby omosessuali, dalla comunità omosessuale, per definirsi. Vuol dire L, lesbiche, G, gay, B, bisessuali, T, transessuali. Adesso c'è anche la Q che ha aggiunto Judith Butler, che vuol dire queer. Cioè il queer è colui che tutti i giorni decide se essere uomo o donna. Ecco, sostanzialmente 29 associazioni LGBT hanno il compito, cioè il governo gli dà il compito di entrare nelle scuole per educare i bambini all'ideologia gender, cioè al contrasto dell'omofobia. Oltretutto Letta mette 10 milioni di euro per la scuola e parte di questi vanno proprio a queste associazioni per l'educazione al contrasto dell'omofobia. Quindi questo viene presentato come contrasto all'omofobia, cioè evitare nelle scuole la violenza contro le persone omosessuali. Ma cosa succede? Succede che nel gennaio del 2014, quindi quest'anno, il governo, cioè il Ministero delle Pari Opportunità,
fa uscire dei libretti destinati alle scuole. Questi libretti si chiamano Educare alla diversità e sono pensati per le scuole, per gli asili, per le elementari e per le medie, per le medie inferiori e per le medie superiori. Sostanzialmente sono identici e sono dei libretti che parlano del contrasto all'omofobia per le maestre. Ma cosa dicono questi libretti? Con appunto finanziati dal Ministero delle Pari Opportunità e con il timbro del Ministero delle Pari Opportunità e di questo UNAR, che è praticamente, esatto, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, nasce così e poi in realtà appunto si occupa solo di gender, di omofobia. E questi libretti io inizio a leggerli, mi ricordo quando sono arrivati in redazione, cioè quando li ho letti mi è arrivata appunto questa notizia, vado nell'istituto Beckett, che è questo istituto appunto dichiaratamente filogender, che appunto lavora per il ministero per creare questi libretti. Innanzitutto iniziano così, bisogna parlare in tutte le materie, non soltanto in una, cioè le maestre devono in tutte le materie parlare per appunto contrastare questa mentalità bigotta che dice appunto che l'omosessualità non è normale. Quindi, per esempio, in un compito di matematica, in un problema di matematica, le maestre dovranno scrivere: Rosa e i suoi due papà vanno al mercato, comprano, non so, due banane, insomma, cioè i problemi impostati così. Poi si va avanti e si legge il profilo dell'omofobo. L'omofobo è di solito, cioè il grado di omofobia è misurato di solito in base al grado di religiosità di una persona, alla vecchiaia, tipico, vabbè, cioè quanto più sei vecchio quanto più puoi essere omofobo, e poi c'è l'omofobo di tipo diciamo scientifico, medico, che dice che l'omosessualità è un problema. Si dice oltretutto, se ci sono persone che manifestano un disagio per le proprie emozioni omosessuali, bisogna insegnare ai ragazzi che non si deve assolutamente accettare che loro si vogliano curare, perché se stanno male non è per la loro condizione, ma è colpa della società. Cioè queste persone che dicono di voler essere aiutate hanno interiorizzato l'omofobia, cioè sono omofobe, le stesse persone con queste problematiche. Non solo, purtroppo dice, si dà un elenco di film da far vedere ai bambini, in cui per esempio uno è questo Crampalà, dove ci sono due ragazzini che sono piccoli, sono omosessuali, e dove appunto si presenta anche la masturbazione come un gioco, questo a bambini anche delle elementari. Si dice appunto, poi si predica l'ideologia gender, cioè si dice che non importa se tu hai un corpo femminile, ad esempio, se ti senti maschio vuol dire che tu sei un maschio, no? Quindi infatti è un'ideologia, poi padre Carbone lo sa meglio di me, lo spiegherà meglio di me, ma fortemente spirituale, cioè che nega anche il dato biologico, cioè nega la creazione, tipico del demonio, cioè spirituale. E infatti è proprio la ribellione, perché è l'uomo che decide continuamente. Il queer di Judith Butler, cioè io tutti i giorni posso decidere chi sono, a prescindere da come sono stato creato. Non so se vuoi intervenire o se vado avanti con...
Ecco, non solo, cosa succede? Che sempre in quei mesi, questi sono questi libretti che sono usciti nelle scuole elementari. Intanto negli asili nidi iniziano ad essere distribuiti in maniera massiccia dai comuni, soprattutto il comune di Venezia, per cui esploderà una polemica, questi libretti mandati dalle famiglie arcobaleno. Tra l'altro io, girando l'Italia, ho scoperto che tantissime maestre se li sono trovati proprio lì senza rendersene conto. Cioè, una maestra mi ha raccontato anche di averlo preso e essersi accorta mentre lo leggeva ai bambini. Questi libretti, per farvi un esempio, c'è la storia di questi due papà, cioè di una mamma e di un papà che divorziano. I figli piangono, ma poi la mamma arriva e dice: ma non dovete piangere, perché adesso la mamma è felice, vi presento il mio nuovo fidanzato. E i bambini sono più felici, però sono ancora un po' tristi, finché non arriva il papà che spiega con un altro uomo. I bambini non capiscono, ma il papà spiega: questo è il mio nuovo fidanzato, così io sono felice. I bambini finalmente sono felici, perché i genitori sono felici. A bambini dell'asilo nido. Per cui, cioè, un bambino dell'asilo nido non ha assolutamente capacità critica, no? Perché quelli più grandi si può ancora educarli a riconoscere e a snidare la menzogna, che è una cosa che io dico sempre è diventata urgentissima. Cioè, noi dobbiamo aiutare i figli sempre di più a una criticità, dobbiamo abituarli a una criticità continua, a giudicare tutto. Però i bambini dell'asilo nido, no? È una violenza pazzesca. In questi mesi sono successe anche tantissime altre cose. Ad esempio, ricordo una scuola di Trieste, una scuola superiore, dove a una classe di prima superiore, quindi 13-14 anni, fanno vedere un film praticamente pornografico sull'omosessualità, dove appunto due divorziano, il padre va con un altro uomo, un ragazzino torna a casa e sta male, gli vengono gli attacchi di panico, sviene, il padre gli chiede che cosa è successo e lui dice: a scuola ci hanno fatto vedere questa cosa, io sono stato male. Tutti i genitori della scuola scrivono all'amministrazione comunale contro quello che è accaduto. Perché? Perché il comune aveva adottato questa strategia nelle scuole di contrasto all'omofobia, per cui hanno portato filmati, eccetera. Era dentro un corso di questi che appunto si chiamano corsi contro l'omofobia. E cosa risponde però il comune? Nonostante tutte le famiglie pubblicano sul giornale locale, il Gazzettino, questa lettera contro l'amministrazione comunale, rispondono: ci dispiace, ma questa è la direttiva dello Stato e queste cose non competono a voi genitori, che voi ne diciate, ma competono agli esperti. Cioè, quindi praticamente dichiarando che l'educazione non è affare dei genitori, che non capiscono di queste cose. Ah, nei libretti, tra l'altro, dell'UNAR c'è proprio scritto, se andate a vederli, su Tempi ci sono tutte queste cose, cioè io le ho scritte, nei libretti dell'UNAR c'è scritto che i genitori sono omofobi se vi insegnano che la famiglia è solo una, no? Quindi ai bambini si insegna questa cosa, cioè si mette in dubbio anche l'autorità del genitore. Oppure si chiede alle maestre di chiedere ai bambini che cosa gli viene insegnato a casa, e se a casa gli viene insegnato qualcosa di diverso è perché, poverini, i genitori non sono ancora stati abituati dalla televisione a comprendere che
non esiste solo un tipo di famiglia. Gli episodi sono tantissimi, vi posso citare anche quello che è successo a Roma, dove l'assessorato alla scuola ha approvato per l'anno scolastico in corso la campagna Le cose cambiano, Roma, dove appunto il comune ha già formato 7.000 insegnanti degli asili nido all'ideologia gender. Oppure, sono tantissime ma le cito per... dove ad esempio a Torino, ecco a Torino, il comune di Torino ha pubblicato questa strategia appunto nelle scuole, c'era sul sito online, in cui si dice addirittura che per quanto riguarda la religione bisogna insegnare ai ragazzi che Gesù era a favore dell'omosessualità e che purtroppo però il primo omofobo è stato San Paolo. Oppure vabbè, c'è il caso del liceo di Modena, dove le associazioni, appunto l'Arcigay chiede di far parlare Vladimir Luxuria, le famiglie chiedono un contraddittorio, ma la scuola glielo nega, per cui alla fine Vladimir Luxuria è andato a parlare per due ore a una platea di ragazzi dai 13 ai 18 anni senza contraddittorio. Perché? Perché come è capitato a me quando ero andata a Mantova, e l'hanno saputo le associazioni omosessuali, loro dicono che far parlare noi, chi non è d'accordo con loro, è come far parlare un nazista degli ebrei. Ci sono tantissimi altri casi, poi se magari, non so, avete domande, magari usciranno. Però in sintesi questi sono i fatti di cronaca. Allora, grazie a Benedetta per tutti questi fatti di cronaca e vediamo adesso di tirare delle fila, perché i problemi ricordati da Benedetta sono tantissimi. Innanzitutto c'è una questione antropologica, no? C'è una questione su chi è l'uomo. Le varie teorie del gender propongono la separazione. Un conto è il sesso genetico, cromosomico, fisico, somatico, e altro conto è il gender. Benedetta ci ha ricordato il caso del queer, che è quell'individuo umano che oggi sceglie di comportarsi da maschio, domani sceglie di comportarsi da donna. Quindi è l'applicazione pratica del genere fluido. Chi è l'uomo? Cioè, le teorie del gender ci interpellano sull'identità dell'uomo. Chi è l'uomo? L'uomo è pura volontà? È puro desiderio? Allora, il corpo, che cos'è? È un bene strumentale alla pari dell'orologio, alla pari del microfono che mi consente di amplificare la voce? È un bene opzionale come possono essere gli accessori di un veicolo? Ricordati del giorno in cui qualcuno ha espresso un complimento oppure un aggettivo denigratorio sul tuo corpo. È stato come se avesse fatto un complimento al tuo vestito oppure come se avesse detto come vesti male. Quando uno fa un complimento al corpo oppure lancia un epiteto contro il tuo corpo, non è che dice non mi riguarda, no, tu ti senti interpellato perché tu sei il tuo corpo. Ognuno di noi è il corpo. Quindi
le teorie del gender, di qualunque matrice esse siano, vanno contro questa evidenza base. Ognuno di noi è il nostro corpo. Il nostro corpo non è un bene strumentale come il paio di scarpe, non è un bene strumentale come il vestito. Il nostro corpo sono io. È un'evidenza, è un dato naturale che tuttavia stiamo smarrendo. Ci possiamo interrogare i motivi culturali di questo smarrimento. Ci sono, poi casomai lo vedremo. Poi, quindi, il corpo siamo noi. Io sono il mio corpo. E il mio corpo è connotato sessualmente dal concepimento alla morte. Tutte le cellule di cui io mi compongo, dalla cute fino all'unghia del piede, hanno la coppia cromosomica 23 che è connotata sessualmente. Tutto il corpo. E il corpo nostro è portatore di un linguaggio che va decifrato, di un senso che va decifrato in senso femminile oppure in senso maschile. Poi, l'altro problema che emerge dalle teorie del gender è il problema dell'educazione. Il diritto dovere di educare i figli compete ai genitori, lo ricorda la Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 28. Non compete allo Stato, Badate che le teorie del gender non sono il frutto del caso, sono il risultato, uno dei tanti risultati di un progetto preciso, documentato. Non sto parlando di un castello di sospetti, io parlo sulla base di documenti. Anche la dottoressa Frigerio ha portato o dei documenti normativi oppure dei manuali oppure dei fatti. Il documento a cui io mi riferisco, per cui dico le teorie del gender e i loro applicativi di cui ci ha ricordato la cronaca, sono uno dei tanti risultati di un progetto. Io conosco pochi documenti di questo progetto. Uno è questo, l'ho pubblicato nel libro Pillole che uccidono, ed è il rapporto Frederick Jaffe. Frederick Jaffe, fino all'anno della sua morte, il 1978, è stato presidente del Population Council e vicepresidente dell'International Planned Parenthood Federation e ha redatto nel 1969 un rapporto noto più brevemente come rapporto Jaffe. In questo rapporto lui dà dei mezzi per realizzare un obiettivo. L'obiettivo è ridurre la popolazione mondiale. I mezzi che propone sono modificare l'immagine della famiglia, primo mezzo, proporre tipologie di famiglia diversa dalla famiglia eterosessuale, non è l'applicazione di questo, certamente, incrementare l'omosessualità, proporre le teorie del gender, oppure proporre leggi di contrasto all'omofobia. Non vuol dire forse introdurre un cavallino di Troia dove il risultato finale non solo è l'incremento della promiscuità sessuale e dell'omosessualità, ma è il caos. La via Flaminia parte da Rimini, arriva a Roma. Prendiamolo da prospettiva romana. Meglio dire, perché le vie consolari partono da Roma e arrivano altrove. Quindi parte da Roma e arriva a Rimini. Oggi è così, ma domani noi decidiamo, perché ciò che conta è la volontà umana, è il desiderio, che questa città dove ci troviamo si chiama Roma e la città con San Pietro il Colosseo si chiama Rimini. Le ideologie del gender
propongono una roba del genere. L'uomo può cambiare a piacimento la propria identità di genere, come la chiamano, cioè la propria identità sessuale. Oggi posso essere maschio, domani posso essere donna. Equivale a livello geografico logistico, oggi qui siamo a Rimini, domani qui siamo a Roma. La Via Flaminia oggi va da Roma a Rimini, domani la città con il Colosseo si chiamerà Rimini. A livello logistico, geografico, questo cosa produce? Il caos. Immaginatevi tutti i tabelloni ferroviari, aeroportuali, tutti gli orari cartacei. È il caos. Questo oggi viene proposto a proposito dell'individuo umano. Oggi io posso comportarmi da maschio, domani tranquillamente da donna. È la perdita dell'identità specifica dell'individuo ed è la perdita di relazioni umane significative e strutturanti la personalità. Il fatto è gravissimo, cioè è il ribaltamento dell'antropologia evidente. Credo di essere stato molto chiaro. Vero? Allora, quali sono i rimedi? Evidentemente io propongo qualcosa. Come ha detto qualche autorevole personaggio, non bisogna demonizzare, si capisce, però bisogna conoscere la gravità del caos. Quindi innanzitutto conoscere queste teorie che vanno contro l'evidenza di noi stessi. Non demonizzare, conoscere. Reagire. È necessario reagire fino alla ribellione, se è necessario. Altrimenti i fatti ci verranno contro. Perché c'è Papa Francesco ha anche detto: Dio perdona, la natura no. Se si va contro l'evidenza dei fatti, contro l'evidenza che tu sei il tuo corpo, presto o tardi ci sarà uno sconquasso. Io, nella mia esperienza di sacerdote e di insegnante di bioetica, ho conosciuto più volte persone transessuali. Più volte. E tutte le volte ho ascoltato confidenze di tentativi di suicidio. Tutte. E non mi si venga a dire che la rettificazione del sesso, cioè l'amputazione dei genitali dati al concepimento e alla nascita e la costruzione di qualche cosa che assomiglia a quella del sesso opposto abbia risolto il problema, perché tutti mi hanno sempre detto dei tentativi di suicidio anche dopo, segno che la rettifica del sesso non funziona. Quindi la reazione fino alla ribellione, se necessario. Poi la rete, mettersi in rete, penso soprattutto ai genitori delle scuole, dei bambini che sono in scuola. Cioè se i genitori si associano e protestano e citano in giudizio i responsabili scolastici, lo fanno di qua, lo fanno a Trento, lo fanno a Rimini, lo fanno a Roma, lo fanno a Napoli, lo fanno a Palermo, c'è una reazione popolare. È necessario quindi un'azione di rete. A lungo termine, che cosa è indispensabile? Riacquisire la capacità di ragionare su questi dati, ragionare, non andare avanti a slogan, non andare avanti a considerazioni di carattere emotivo, perché i grandi mezzi di comunicazione ci spingono a pensare con la pancia,
presentano il caso pietoso della persona che convive con un'altra persona del suo stesso sesso, che si vogliono bene da tanti anni, e a uno dei due è capitato di ricevere il diniego di assistere l'altro in ospedale. Caso pietoso, ma falso, perché non c'è nessuna denuncia a nessun dirigente dell'ASL circa un diniego di questo genere. Così come anche falso il caso di reati omofobici attualmente. Dal 2010 ad oggi è stato costituito un corpo di polizia e carabinieri specializzato per contrastare il fenomeno dell'omofobia. Sapete quanti sono i casi denunciati a questo ufficio? I casi l'anno? Dite un po' il numero. Ogni anno, quindi dal 2011, 2012, 2013, ogni uno di questi tre anni, in ogni anno, quanti casi sono stati denunciati? Non vuol dire accertati. La denuncia che è arrivata, quanti sono? In tutti e tre anni, la somma dei tre anni dà un importo pari a 81, 81 su tutto il territorio della Repubblica. Vi sembra un'urgenza nazionale? No. Questa è la riprova che i vari disegni di legge o progetti di legge presentati dai governo, parlamentari vari, sono il cavallino di Troia per introdurre quel modello di uomo fai da te che separa l'io dal corpo. Introdurre quel modello antropologico di uomo completamente spirito, che è falso. Faccio notare una cosa, che tutte le cose che sto dicendo, cioè gli argomenti che uso, non sono di carattere confessionale. Io vesto così, ma sto fornendo degli argomenti ragionevoli, razionali, non sono confessionali. Poi con il confessionale concludo, non il confessionale che ascolto la confessione, con l'argomento di carattere confessionale. Chiudiamo in bellezza, perché chiudiamo con Benedetto XVI. Allora, il rimedio a lungo termine è questo: non solo riacquistare la capacità della ragione di ragionare su questi argomenti per trovare l'evidenza. L'evidenza dell'evidenza è: io sono il corpo, io mi identifico con il mio corpo. Per quanto esistano modelli culturali che propongono il corpo come qualche cosa che si modifica a piacere. Il secondo rimedio è questo: recuperare lo sguardo contemplativo sul reale. Quando io vado in alta montagna, io una settimana fa ero sulle Dolomiti, si vede, c'era bel tempo, non pioveva. Quando ammiro le vette delle Dolomiti, Sassolungo, Sassopiatto, lo Sciliar, io ho uno sguardo ammirato. Sto lì, beato, di fronte al cielo terso, a queste vette. Non le posso modificare, posso solo ammirare la bellezza del creato. Idem di fronte all'orizzonte del mare, di fronte a qualsiasi panorama, anche alla volta stellata, noi possiamo solo contemplare. Tra l'altro contemplare viene proprio dalla volta stellata. Comunque, noi abbiamo perso questa tipologia di sguardo perché abitualmente gran parte delle ore le trascorriamo in ambienti circondati da beni che sono il risultato dell'attività tecnica produttiva umana. Quindi, siccome noi siamo circondati nel nostro abituale ambiente, se siamo in casa, da mettiamo il letto, le poltrone del salotto, le porte di casa, gli elettrodomestici della cucina, il televisore, il computer. Se siamo in ufficio,
cioè abbiamo il computer, scrivanie, sedie, finestre. Quindi siamo circondati da questi prodotti della tecnica umana, benissimo, bellissimo. E quindi di fronte a questi prodotti noi possiamo smontare, aprirli, controllarli, riassemblarli, chiederne una riparazione, chiedere che vengano riprodotti. Trasferiamo questa stessa mentalità, questo stesso sguardo su noi stessi, sul nostro corpo. Quindi lo sguardo riproduttivo, assemblaggio, disassemblaggio che ho di fronte a un prodotto della tecnica, lo trasferisco anche su me, sul mio corpo. E questo modifica la percezione del sé. Dobbiamo recuperare piuttosto lo sguardo contemplativo, di pura ammirazione, pura constatazione, sorpresa per la bellezza di ciò che ci circonda. Poi, il secondo rimedio, e quindi immaginate questi bambini che hanno subito queste violenze scolastiche di cui ci ricordava Benedetta, educarli invece facendo delle gite in montagna, delle gite all'aperto, per riacquistare questo sguardo sull'evidenza del reale. Poi concludo, avevo detto che avrei concluso con l'argomento confessionale, perché immagino che la maggior parte di noi, se non tutti qui, siamo credenti, quindi ricordo il contenuto dell'ultimo discorso che Benedetto XVI ha fatto alla Curia Romana il 22 dicembre 2013, dedicato al gender. Benedetto XVI paragona le varie teorie del gender, e abbiamo visto cosa sono, e quindi in ragione delle quali l'uomo si ritiene pura libertà, non più essere, come dice il Vaticano II in Gaudium et Spes, anima et corpore unus, si ritiene puro spirito, puro desiderio. Benedetto XVI afferma che queste teorie ripropongono oggi la stessa logica del peccato delle origini. Nel peccato delle origini i progenitori si sono ribellati a Dio, si sono ribellati al disegno che Dio aveva consegnato loro. Le ideologie del gender propongono l'uomo che si fa da se stesso. Oggi mi comporto da maschio, domani mi comporto da donna. L'uomo fai da te. È la rinuncia, più o meno volontaria o più o meno inconsapevole, di ciò che Dio ci consegna con la nostra corporeità. È la negazione di questo. Quindi, sia dal punto di vista razionale, si nega l'evidenza che io sono il mio corpo, sia dal punto di vista teologale, queste teorie sono un grave falso, un grave errore, gravissimo, e generano a livello pratico ed educativo il caos. Ripeto l'esempio, credo molto efficace, oggi qui è Rimini, no, domani qui siamo a Roma. A livello logistico questo nessuno lo propone, a livello della persona umana viene tranquillamente proposto. Ringraziamo Benedetta. Vorrei dire una cosa, vi rubo 5 minuti, perché per me è molto importante, nel senso che c'è appunto questa paura a parlare di questa vicenda, si ha paura perché si dice che non dobbiamo demonizzare, non dobbiamo essere intolleranti, ma questo nasce da, secondo me, un'ignoranza su la condizione dell'omosessualità, che non è una condizione semplice, non è una condizione felice. Io, prima di arrivare a parlare del DDL Scalfarotto, eccetera, avevo incontrato tantissime storie di ragazzi. Un esempio è Luca Di Tolve, che ha scritto, per farvi capire che cos'è questa condizione, no? Ero gay,
che adesso è sposato, ma che ha militato per anni dentro le associazioni LGBT. Ho incontrato tanti ragazzi che lottano e che hanno una ferita, tanti che dicono che è una voragine anche affettiva, no? Per cui parlare seriamente di questa vicenda, bisogna mettersi in testa, cioè, che questa verità è anche per quelli che di fronte a questo, per esempio, ci attaccano. Questo bisogna averlo chiaro. E come l'esempio che faccio sempre io è che invece c'è una tolleranza, cioè come dire a una persona che ha una ferita, guarda, mi vai bene così. No, cioè io nella mia vita ho avuto bisogno che nelle mie ferite, nelle mie voragini qualcuno c'è entrato e mi ha fatto capire come camminare, mi ha detto chi ero. Quindi non c'è niente di omofobo o di intollerante in questo. E lo dico anche perché a me è capitato che andando a parlare di queste cose, dei ragazzi mi hanno, con queste emozioni, mi hanno contattato, mi hanno chiesto, mi hanno detto tu hai parlato con verità di questa condizione. Per cui, cioè, questa battaglia è per tutti. Uno. Due, è la possibilità anche per noi di riscoprire cosa vuol dire il rapporto tra uomo e donna. È la possibilità di capire cos'è l'affettività, perché tanti ti rispondono, vabbè, ma se si vogliono bene, perché? Perché anche noi ragioniamo così. Cioè, siamo sentimentali, ma cosa vuol dire voler bene a una donna? Perché ci si sposa? Cioè, sono tutte domande che questa questione pone a tutti e quindi ha dentro anche un fascino. Proprio per questo, l'ultima cosa che dico è che io, quando è entrato alla Camera questo disegno di legge, ho sentito una ribellione per non poter più dire queste cose. Cioè, ho detto, ma qui mi mettono a tacere su una cosa che per me è vitale. Allora, sentivo il bisogno di dire pubblicamente, di testimoniare che si può vivere diversamente, che io non rispondo al potere, finché cerca, ho trovato le sentinelle in piedi, no? E ho iniziato con loro a vivere questa forma di testimonianza. Abbiamo iniziato in pochissimi e nel giro di pochi mesi, adesso ci sono 120 città, ci sarà una veglia ottobre nazionale, e che mi ha fatto vedere come sono scese in piazza, la Raffa è qua, mi può aiutare, 25.000 persone più o meno, come a dire che c'è un popolo che ha dentro questa esigenza della verità. Questa è una forma di testimonianza misteriosa che secondo me è proprio stata suscitata dallo spirito, perché non l'abbiamo fatta noi, ed è secondo me un'altra forma che a me per esempio aiuta tantissimo a riaffermare il rapporto costitutivo che ho, che è fino a quello che mi ha fatto donna, no? Ecco, ci tenevo a dire queste due cose. Basta. Qualche cosa per approfondire i temi detti le trovate nel libro di Michel Choyan, professore all'Università di Lovanio, Evoluzioni demografiche, che tratteggia le cause storiche delle teorie del gender. E poi nel libro Pillole che uccidono trovate quel documento citato, cioè il rapporto di Friedrich Jaffe. Poi ricordo anche, molto interessante su temi limitrofi, Veleni della contraccezione del professor Puccetti. E poi tempi.it, dove troverete molti articoli della dottoressa Frigerio. Fine della pubblicità. Quando sono andata a parlare in una scuola di Modena, in cui una scuola statale, per cui la cosa impressionante è l'incapacità, la criticità, cioè l'incapacità di usare la ragione, di usare il cuore, cioè parlano veramente a slogan, e se poi li fai ragionare invece vengono dietro, però dura poco perché non sono abituati. Però per esempio ho visto ragazzi anche giovani. In quel caso eravamo 500, una platea di 500 persone,
con la capacità di sicuramente di difendere, cioè di difendere, di parlare del dato naturale davanti a tutti che gli andavano contro, partendo dall'esperienza che facevano in casa, cioè dall'amore fra la mamma e il papà. E questo infatti è fondamentale, cioè è fondamentale, si vede che i ragazzi stabili sono quelli che hanno un padre o una madre che si vogliono bene. Poi per esempio, di esempi positivi in Puglia invece è impressionante, perché sono entrati nelle scuole invece a fare dei corsi sull'affettività, dove in realtà entravano nelle classi dai ragazzi, e questa è un'associazione appunto pugliese che parte dal, si chiama La Bottega dell'Orefice, e che entra nelle scuole finanziata dalla regione, perché ha provato in una scuola e i ragazzi sono rimasti diciamo affascinati da questo metodo, in cui loro chiedono ai ragazzi che cosa desiderano, cioè non è che entrano, gli fanno lo schemino, il profilattico eccetera, ma gli dicono: ma voi cosa desiderate dalla donna? Cioè, stanno veramente sul desiderio dell'uomo, no? Di capire, dell'affettività, di cosa vuol dire voler bene, e i ragazzi rimangono così affascinati che hanno iniziato a chiedere che ci potessero essere più ore dove loro potessero parlare di questo e non appena del profilattico, di proteggersi. Per dire che i ragazzi aspettano questo, quindi noi abbiamo una cosa che è vincente. Cioè, e ad esempio lì la regione finanzia questi corsi e sono andati in 12 scuole statali. Io ho scritto un articolo su questo e mi ha impressionato, perché sono i ragazzi stessi a chiederlo. Quindi, cioè, noi abbiamo la questione affettiva, la questione del desiderio, la questione di che cosa vuol dire voler bene, della verginità, dello sguardo verginale, è una cosa sotto questa parvenza dei ragazzi, appunto, che sembra che gli interessa solo, no, sballarsi eccetera, c'è un desiderio grandissimo. E quindi secondo me veramente tutta questa questione riapre, non bisogna averne paura, ma apre una sfida affascinante. Ecco, riguardo invece appunto alla sollecitazione del nostro amico. Ecco, io di quello le intenzioni del ministro, cioè io sono d'accordo con lei che può essere, diciamo, ci possono essere dei problemi col fatto di non introdurre gli supplenti, però non posso neanche dire che è stato fatto per questo, perché è anche vero che io ho fatto una scuola elementare con purtroppo tante maestre e tanti supplenti, e ho fatto più fatica dei miei fratelli che ne hanno avuta una di maestra, per cui non lo so, cioè non posso conoscere le intenzioni reali, però sicuramente vedendo come queste idee sono entrate in Italia senza alcuna evidenza di carattere scientifico medico, no? Non c'è nessuno studio medico scientifico che avvalori la separazione tra sesso fisico-somatico e condotta. Nessuno. Nessuna aula, né del Senato né della Camera dei Deputati, si è pronunciata sui manuali Educare alla diversità a scuola, tantomeno ha votato la strategia nazionale antidiscriminazione. Quella è stata recepita in modo burocratico. Quindi assistiamo a due violazioni: la violazione delle evidenze scientifiche, non ci sono, la violazione del principio che adesso è invalso nella gestione della cosa pubblica, cioè il principio democratico. Non è ideologia questo? Non è una nuova forma di totalitarismo questo? Ringraziamo Benedetta Frigerio, Padre Giorgio, per l'intervento su questo tema su cui abbiamo bisogno, tutti hanno bisogno, tutte le coscienze hanno bisogno di approfondire, conoscere e anche impegnarsi attivamente. Sta a ciascuno di noi informarsi e fare la nostra parte nei contesti specifici in cui siamo chiamati a vivere. L'abbiamo fatto più volte, l'abbiamo fatto anche questa sera qui, potete trovare
spunti di riflessione nei testi che lo stesso padre Giorgio già ha citato, Evoluzioni demografiche di Michel Scheuans, fra falsi miti e verità, pillole che uccidono, ma anche i veleni della contraccezione. Ringraziamo tutti voi che siete stati qui stasera, ma anche in tutti questi giorni nel nostro stand per usufruire e condividere i momenti di formazione che abbiamo voluto proporre. Un ringraziamento ancora a Benedetta. Trovate tutti i suoi articoli su Tempi, sia online sia in edicola. Padre Giorgio Carbone, direttore della nostra casa editrice, a lui si deve l'idea di proporre questi spazi di formazione e di condivisione nel nostro stand. L'appuntamento per tutti noi, ci auspichiamo, è per l'anno prossimo, con l'invito di continuare il nostro impegno con la fiducia in colui che ha già vinto la morte, ha vinto il peccato, ha vinto le nostre miserie e desidera portarci ogni giorno all'esperienza viva della sua risurrezione.